Partito Socialista era un partito dove c'era la corruzione, lo sapevano tutti. Così in come buona compagnia, così come anche Andreotti aveva evidentemente delle frequentazioni con ambienti mafiosi. Ma fino a quando non succede una cosa, a tutti va bene. Qual è questa cosa? La cosa è Sigonella. Quando Craxi, io credo seriamente, quando Craxi rompe la... abbia pagato Sigonella. Paga Sigonella, perché da Sigonella a mani pulite il tempo è breve e diciamo la catena di comando, il fatto che lui non risponde la notte al presidente degli americani, che lui ha un minimo di titolarità nella vicenda italiana, infatti in quella vicenda lì di Sigonella, andatevela a leggere, andate a vedere cosa era successo, l'aereo atterra a Sigonella, gli americani circondano l'aereo, i carabinieri circondano gli americani, il territorio italiano, lui dice in Italia comandano gli italiani. E quella è la cosa che lui paga. La paga lui, la paga Andreotti, non la paga Spadolini perché era il ministro della difesa filo americano. Loro rompono un filo. Ma come rompe il filo Enrico Mattei dal punto di vista energetico? Viene fatto fuori. Ma come rompe? Sto parlando di Mattei, no, ma di Berlusconi, Craxi e Andreotti sono assolutamente il contrario di quello che sono io. Però non leggere che anche Berlusconi viene fatto fuori, non per le signorine. Ma viene fatto fuori per chi? Viene fatto fuori per i rapporti con Putin sul gas e col petrolio con Gheddafi. Quello è il motivo per cui viene fatto fuori Berlusconi, non le signorine o stupidaggini del genere. Le guerre non sono tra gli stati. Le guerre, quello che è successo in Libia non è la guerra tra l'Italia e la Francia, è la guerra tra l'ENI e la Total. Sì. Questo è successo lì. Questo però, perché spesso sono... E se noi prendessimo le mappe, prendessimo le mappe... I veri fautori della politica estera Se fossero le mappe, noi mettessimo le mappe delle risorse strategiche del mondo, carbone, petrolio, gas, acqua e via di comunicazione, di grande comunicazione, scopriremmo che sono esattamente sovrapponibili alle mappe delle tensioni internazionali e delle guerre. E quindi di cosa stiamo parlando? Quando sento questa idea del nazionalismo che deve rifiorire, no? E rifiorisce su quale base? Se non capiamo questo, se non capiamo che alla base di tutto ci sta l'economia e l'economia determina anche la politica, beh caspita, la politica sarà sempre succube dell'economia e noi dobbiamo ricostruire in Italia una politica, in Italia, nel mondo, una politica che sia degna di questo nome.